Ciao, siamo E Vale. Orri. Oggi vi faccio il frisè alla genovese a modo mio. Ingredienti per frisè alla genovese: 500 g di farina 00, 300 ml di acqua fredda naturale, olio di semi di arachidi, 2 uova, un panetto di lievito di birra da 25 grammi, 5 acciughe sott'olio e 15 grammi di sale. Inizio a preparare l'impasto dei frisè. Ho setacciato la farina e ho fatto sciogliere in un po' di acqua il panino di lievito. Allora, nella ciotola metto l'acqua con il sale. E facciamo sciogliere il tutto. Aggiungo un po' di farina per volta. Quando sono a metà della farina, aggiungo il lievito. Giriamo bene il tutto ancora. Un po' di farina ancora. Aggiungo le uova. Aggiungo il resto della farina, sempre poco per volta. Giriamo bene il tutto, che non ci siano grumi. L'impasto deve avere questa consistenza. Ora lo copro con una pellicola alimentare e lo metto nel forno spento per 3 ore a lievitare. Ci vediamo dopo. L'impasto è raddoppiato, ora lo divido a metà. Ho diviso l'impasto in due parti. Metà faccio il frisè classico, l'altra metà aggiungo le acciughe spezzettate. I frisè salati li potete fare anche con i bianchetti o quello che più vi piace. Questi li faccio classici. Se volete farli dolci, l'impasto salato e dolce è lo stesso, basta solo aggiungere l'uvetta o quello che più vi piace. In una padella ho messo l'olio di semi di arachidi, è già caldo, è già pronto. Ora inizio a fare i frisè classici. Mi aiuto con 2 cucchiai, poi la grossezza la fate come più vi piace. Ne mettiamo pochi per volta. Facciamo diventare dorati da tutti e 2 i lati. Sono dorati, li tolgo. Li faccio tutti, ci vediamo dopo. Sto friggendo gli ultimi classici, poi passo a quelli con le acciughe, sempre lo stesso olio. Ecco, fa così perché c'è l'acciuga dentro. Termino quelle con le acciughe, ci vediamo dopo quando impiastro. Questi frisè vanno bene per tutte le occasioni, aperitivi, apericena, anche da soli, sono una bontà, ve lo garantisco. Ne provo uno. Sono una bontà, buoni, buoni, buoni. Questi sono i frisè alla genovese fatti a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciuti i frisè alla genovese? Se vi sono piaciuti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!